stasera abbiamo con noi il piacere e l'onore anche di avere Alessandra Pioselli, che è critico d'arte, curatore d'arte contemporanea e direttore dal 2010 dell'Accademia di Belle Arti Giovanni Carrara, si chiama? Giacomo Carrara, vedi che sono cretino, sono ignorante, di Bergamo. È docente di storia dell'arte contemporanea presso la stessa Accademia, di arte pubblica presso il Master di Economia e Management dell'Arte e dei Beni Culturali del Sole 24 Ore, e poi tante altre cose. Autrice di libri, no? E adesso mi scuso proprio il libro. Ma no, fa niente. Fa niente. Intanto però c'è. Ecco. Il tema che ha scelto è l'arte contemporanea. Sì, c'è un sottotema, perché se fosse l'arte contemporanea stiamo qua per tre mesi, invece per fortuna, fortunatamente per voi è un sottotema, che è questo, l'arte pubblica, perché è il mio campo di indagine. Ho un certo timore a parlare, io l'ho già detto a tavola di fronte a una maggioranza di psichiatri e psicanalisti, ho paura di essere sotto esame, è una platea inusuale. Comunque, arte pubblica. Io mi occupo di questo sottoinsieme, possiamo chiamarlo così, e adesso affronterò anche più nel dettaglio che cosa si intende per arte pubblica. Ma il mio campo di indagine sono le relazioni tra l'arte e lo spazio urbano e lo spazio pubblico, a partire dalla problematica definizione di che cosa si intende oggi per spazio pubblico e per spazio urbano, dentro la quale però non mi addentro, visto l'ora tarda, perché preferisco passare invece alla presentazione di alcune opere, di alcune operazioni di artisti giovani e più o meno giovani contemporanei italiani realizzati in Italia, per poi semmai passare invece alle definizioni. Però inizio con questa titolazione arte pubblica. In realtà arte pubblica è un'espressione che è entrata nel linguaggio della critica d'arte internazionale non oggi, ma 50 anni fa, alla fine degli anni 60. Arriva dall'inglese attraverso lo spagnolo, arte pubblico, public art, per andare a focalizzarsi su quelle operazioni d'artiste che uscivano dai musei nell'ambito di una rottura dei confini disciplinari, ma anche di una rottura di quella che era il ruolo dell'istituzione, per calarsi più nel consesso della vita quotidiana, per stare in qualche modo più prossimi a dove succedevano le cose, cioè la strada, la piazza, la città, non solo come spazio fisico ma anche come ambiente sociale, dunque non solo pratiche artistiche che andavano ad occupare dei luoghi fisici, per intenderci la scultura messa nella piazza, ma pratiche che andavano a intercettare anche la dimensione sociale del vivere e quindi non erano fisicamente spazializzate. Ed è di questo che voglio parlare. E vorremmo parlare tutti di questo. E adesso vediamo se io sono aperta anche a intrusioni, domande e curiosità. Questo è un'operazione di Franco Summa, che è un artista non più giovane, realizzato alla metà degli anni 70. E Franco Summa è una fotografia documentaria di un'operazione che Franco Summa fece lungo la costa adriatica e portando in giro una cornice rossa e posizionandola, come vedete bene, atta ad inquadrare quella che era la crescente urbanizzazione e spesso speculazione edilizia del litorale, dei litorali balneari dell'Adriatico. Franco Summa con questa operazione non solo mette a fuoco una trasformazione del territorio italiano, quello che è stato definito poi anche il boom edilizio o in termini anche meno o anche in termini più pesanti, ma riflette anche sul nostro sguardo, sul nostro modo di guardare e sull'idea di paesaggio.
Ciò che noi intendiamo per paesaggio, il paesaggio in natura non esiste, perché la natura è senza confini. Quando noi parliamo di paesaggio parliamo sempre di un qualcosa che ha bisogno dello sguardo, cioè il paesaggio è sempre incorniciato, è frutto di un lavoro di posizionamento di una cornice. Al di fuori di questa cornice, che è una cornice culturale, il paesaggio non esiste. Tant'è che la parola paesaggio, se vogliamo fare così brevemente una storia, una nota storica, nasce strettamente legata alla pittura del paesaggio, che è un modo di guardare. Franco Summa dunque guarda il paesaggio italiano, ma al tempo stesso in qualche modo critica l'idea di una cornice che sia stabile, di un occhio unico, perché questa cornice in realtà viene spostata e si muove, non è una sola inquadratura, ma è mobile, passa, fluisce nello spazio. Paola Di Bello, che è una fotografa italiana, nonché docente di Brera, fa un altro lavoro nella fine degli anni 90 a Napoli. Queste sono delle vere e proprie fotografie, e inquadra la periferia napoletana attraverso le porte di calcio che sono state posizionate per creare dei campetti abusivi in quei cosiddetti vuoti urbani, cioè vuoti lasciati, abbandonati in mezzo alla città costruita, occupati dai ragazzini, dove vengono messe queste cornici. E Paola Di Bello guarda la città attraverso lo sguardo dei ragazzini, cioè ciò che vedono i bambini giocando è esattamente questo. È la cornice della fotografia, ma è anche una doppia cornice che è data dalla porta di calcio, che a sua volta incornicia un frammento di paesaggio. Ma se qui siamo nel dominio della performance o comunque della fotografia, quindi di una rappresentazione bidimensionale di ciò che vediamo, possiamo, se qua vedete altre immagini sempre di Paola Di Bello, perché in realtà lei va a fotografare tutti i campetti abusivi di una certa zona di Napoli. Aggiungo forse una nota sul titolo, fuori campo. Il fuori campo è ciò che in termini cinematografici è al di fuori dell'obiettivo della cinepresa, ma qui il fuori campo indica anche un fuori centro, cioè una marginalità urbana che è esterna e fuori dalle politiche di amministrazione del territorio. Dunque in questa titolazione c'è anche una forma di critica sociale, di critica rivolta alle politiche di gestione del territorio. Ma che cosa succede quando gli artisti non solo rappresentano nei termini di una cornice fotografica, ma rinunciando a tale rappresentazione spalmano le loro proprie pratiche sul territorio? A quest'altra operazione che può essere indicativa del modo che hanno tanti artisti italiani, anche internazionali, oggi di relazionarsi alle questioni territoriali, dunque allo spazio urbano inteso anche come formazione sociale, come campo d'azione del sociale. Giovanna Bianco e Pino Valente sono due artisti napoletani, hanno lavorato tramite la performance, l'installazione, il video, la fotografia, attraverso tanti linguaggi come fanno tutti gli artisti oggi. Nel caso di questo intervento Nuove Arrivi e Nuove Storie, hanno lavorato a Pontinia, che è una città di nuova fondazione, ovvero una di quelle città mussoliniane edificate nei tardi anni 20 ai fini della bonifica dei campi della Laziale, Latina, Pontinia, eccetera. Questa è la piazza centrale di Pontinia, e la piazza centrale è dominata dalla torre municipale,
che ha ancora a coronamento della torre in cima la scritta mussoliniana che fu attaccata al tempo e che recita: è l'aratro che traccia il sol come la spada che lo difende, entrambi fatti di acciaio temprato come la fede dei nostri cuori, e che si legge esattamente qui a coronamento della torre municipale. L'intervento di Bianco il Valente consiste nel posizionamento di tutta una serie di bandiere colorate che qui vedete, che ruotano attorno alla piazza e dunque convergono poi verso questa torre. Qua si vedono, è un intervento effimero, un intervento non permanente, ma realizzato su invito di un'associazione locale. Queste bandiere, qui vedete l'atto, non è una performance, ma è l'atto dell'installazione delle bandiere. Queste bandiere colorate portano sulla loro superficie tutta una serie di scritte. Qui ne ho messe alcune per dare un esempio. Toccavo le pietre, pensavo al passato, si era signori e si era tutti uguali, una penna è un regalo per non fare il lavoro nei campi, eccetera eccetera. Sono, se non sbaglio, forse c'è, no, non l'ho scritto, una ventina, tra 16 o 20 bandiere, non ricordo esattamente. Che cosa sono queste frasi e soprattutto qual è stato il processo che ha portato alla scrittura di queste frasi? Che cosa vogliono significare, che cosa vogliono provocare, come interrogano lo spazio pubblico? Questo lavoro che voi vedete in forma permanente in realtà deriva da un lungo processo di ascolto del territorio, e possiamo dire che la fase d'ascolto del territorio fa parte dell'operazione artistica, non è qualcosa di separato, ma l'operazione artistica è, contempla questo lungo processo che poi si arriva ad una definizione formale che è quella che vedete, ma che non ci sarebbe senza quello che è successo prima. Bianco e Valente decidono di andare a investigare quella che è la compagine sociale, che cosa sta succedendo a Pontinia negli anni 2000. Pontinia è una città che ha subito una fortissima immigrazione dall'estremo oriente, dal subcontinente indiano e dal Bangladesh a partire dalla fine degli anni 90. E questi nuovi immigrati, ecco le nuove storie, sono andati a sostituire quelli che erano gli immigrati storici, ormai naturalmente, come dire, lazializzati, ovvero gli immigrati che negli anni 20 e 30 arrivavano dall'Italia e in particolar modo dalla campagna veneta. Poveri contadini che per trovare lavoro venivano portati o andavano a bonificare i campi, e dunque Pontinia ha questa tradizione di lunga immigrazione, dove la prima immigrazione, le vecchie storie si sono ormai consolidate. Questa è la storia detta in breve di Pontinia, che questo duo d'artisti va a investigare, e quello che fa durante i 6 mesi precedenti è andare a conoscere e parlare con tutte le famiglie di vecchi immigrati e nuovi immigrati, vecchi immigrati laddove gli anziani sono rimasti, oppure figli e nipoti che in qualche modo hanno però tramandato una storia di famiglia e una memoria del territorio. Investigando, parlando, ascoltando, registrando le conversazioni degli ex veneti, ormai naturalmente laziali, e andando però a parlare, facendo lo stesso tipo di dialogo, e quindi un'operazione in cui il dialogo è fondamentale, anche la capacità di ascolto, capacità dialogica, sono andati a parlare anche con le famiglie di più recente immigrazione che arrivano per l'appunto dall'India e dal Bangladesh. Da tutte le conversazioni, i racconti, le memorie sono state estrapolate una serie di frasi che sono state poi riproposte sulle bandiere. Dunque quello che si va a leggere non sono frasi scritte dagli artisti, ma sono le memorie di questo gruppo allargato di immigrati vecchi e recenti. Perché il colore? Perché le frasi sono condensate e non sono firmate? Perché qui vedete
sulle bandiere non c'è il nome della persona che ha detto questo. Le bandiere è, per così dire, uno stratagemma per fare in modo che in questa piazza, dal punto di vista urbanistico e coloristico uniforme, la bandiera spicchi, è una nota di colore, dunque renda visibile la sua presenza sui tetti. Poi perché la bandiera? Perché avrebbero potuto fare manifesti e affissioni, ma la bandiera produce un significato. Andando con ordine, le scritte non sono firmate, perché è come se le storie personali, individuali, localizzate anche a livello di generazione, si confondessero dentro una storia che non è più individuale, ma è corale. Non è più la storia di quella persona, ma è una storia singola che si ascrive su un livello universale, nella coralità del discorso, ovvero la mia vicenda di immigrato è uguale alla tua, saldando così diverse generazioni, ma anche diversi continenti, diverse esperienze, vissuti e storie, che si trovano però unificati alla fine in notazione analoga, in uno stesso desiderio. Per esempio, questo si era signore, si era tutti uguali, oppure in questa frase, una penna e regalo per non fare lavoro nei campi, ecco che qui questa frase condensa il desiderio di ogni famiglia di assegnare un futuro migliore ai propri figli. Ma chi l'ha detta? Qualche veneto negli anni 30 o una famiglia emigrata dal Pakistan o dal Bangladesh l'altro ieri? Ogni storia è diversa, ma ogni storia è tutto uguale. E Bianco e Valente vogliono sottolineare proprio questo, come la storia in qualche modo si ripete, i vissuti si ripetono, il territorio è fatto di tutta questa stratificazione memoriale che oggi va a costituire quella che è l'identità di questo posto, che è un'identità fatta da storie di immigrazione. Dunque ecco perché il non mettere la firma, perché ogni storia rappresenta, lo ripeto, un'universalità del discorso. La bandiera la portiamo in manifestazione, la bandiera può essere quella ufficiale della storia ufficiale, la bandiera è un simbolo, non è mai neutro l'oggetto e dunque non è mai neutro il messaggio che mettiamo su una bandiera. La bandiera è una dichiarazione, è una comunicazione. E dunque la bandiera, dall'essere quel dispositivo della storia ufficiale, diventa invece il dispositivo di comunicazione di una storia minoritaria, di una storia orale, di una storia che si sottrae alla scrittura, perché è una storia semplicemente tramandata di generazione in generazione, non scritta. La bandiera inoltre sventola al vento. E qui interessa agli artisti questo fatto, l'idea che questo messaggio si possa leggere ma si possa anche non leggere, come la memoria che va e viene, come le parole al vento che vanno e vengono, come qualcosa che non è più la testimonianza archiviale, cioè la storia con la S maiuscola, ma è questa memoria frammentaria che leggiamo, non leggiamo, sono come le parole che si assegnano al vento e chissà se qualcuno le coglie. Ecco perché la bandiera, quando il vento non c'è, la bandiera cade e muta, le parole non si leggono e poi, come qui vedete, viene sventolata, o quando c'è il vento viene portata e si dispiega in tutta la sua possibilità visiva il messaggio sulla superficie della bandiera. Dunque una storia che va e viene perché non è la storia scritta, e in tal senso si oppone esattamente a questo. Sull'alto della storia municipale c'è ancora una volta la storia con la S maiuscola iscritta per sempre nella sua cruda potenza. Ecco invece la storia minoritaria non raccontata, non scritta, che oscilla e che però in tal senso va a costruire un cortocircuito con quell'altra storia, ovvero da un lato la storia ufficiale istituzionale, dall'altro la storia di chi non ha avuto voce e rappresentanza politica. Questo è l'esempio, come dire, che, di lettura di quello che è il paesaggio contemporaneo.
Dunque non è più dire un passaggio rappresentato, non è più il bel paesaggio, l'oggetto di uno sguardo fisso che va a leggere l'idealità e la bellezza del paesaggio, ma semmai è uno sguardo problematico. E come quella di Summa è una cornice estremamente mobile, se vogliamo anche fragile, frammentata, incerta, leggera ed effimera e sfuggente come lo sono queste parole. E, arte pubblica, quando noi parliamo di arte pubblica, questa è arte pubblica, ma la definizione arte pubblica in realtà è molto ambigua, perché tutta l'arte è pubblica, perché l'arte esiste se c'è un processo comunicativo, altrimenti non esiste, è una costruzione culturale, l'arte di per sé non esiste, ma qui si entra in un terreno troppo complesso da affrontare. L'aggettivo pubblico non vuole focalizzarsi su un movimento, su un gruppo, su un manifesto, semmai più che restringere il campo su una specificità fa esattamente il contrario, lo allarga per parlare di un'eterogeneità di pratiche che però in qualche modo vanno a rompere i confini disciplinari e intercettano altre discipline che lavorano sul territorio, l'antropologia, la sociologia, gli studi sociali in genere e gli studi urbani, l'urbanistica. E molti di questi artisti, anche se non posso, faccio pochi esempi anche perché l'ora è tarda, molti di questi artisti fanno esattamente questo, spesso lavorano ai confini tra queste pratiche o si appropriano di metodologie e strumenti che sono propri di queste altre discipline e talvolta collaborano anche su progetti che nascono attraverso una collaborazione di più figure disciplinari. Torno un attimo indietro per descriverti, purtroppo questi progetti da descrivere sono tutti lunghi, ma in realtà è complesso anche descrivere un quadro se entriamo nei dettagli. Franco Iraudo, Il discorso della croce, questo è il titolo tradotto dal greco antico, è stato invitato da un programma che ha aperto Art on the Border, Arte sul confine, gestito dalla comunità montana della Valle Camonica, comunque i nostri vicini, valligiani vicini, che da 10 anni invita degli artisti contemporanei a stare in residenza in piccoli paesini della valle ai fini di leggere il territorio e lavorare anche, non è questo il caso, ma è il caso di altri artisti, con gli artigiani in qualche modo nella rilettura anche della cultura materiale, della tradizione e delle identità locali, però in una chiave tutta contemporanea. Franco Iraudo è stato in residenza a Vione, che è un piccolissimo paese di 300 abitanti, per lo più anziani, qualche bambino, ma per lo più anziani, e come Pino Bianco e Valente, prima, essendo stato lì diversi mesi, si è messo in ascolto, inciso, tutti questi artisti non vanno lì portando un'idea, ma è l'idea che nasce dall'ascolto del territorio. E frequentando il piccolo bar del paese e parlando con gli anziani, salta fuori che una memoria ricorrente è legata alla presenza di questa croce degli anni 50, una croce ferrea che è collocata nel bosco nei pressi di questo paese. Una croce che il comune vuole smantellare perché è ormai arrugginita e pericolante. Ecco che Franco Iraudo ha un'idea che condivide non solo con l'amministrazione, dicendo bene, smantellatela, dovete smantellarla, ma invece che portarla in discarica la trasformiamo in qualcos'altro. Il progetto è condiviso con l'amministrazione che dice va bene, ma anche col parroco del paese.
e il progetto di Airauto viene comunicato ai 300 abitanti attraverso il bollettino parrocchiale. Dunque è interessante come in questi progetti in realtà l'artista non agisca isolato, ma crei attorno una rete di relazioni coinvolgendo attivamente tutte le singole persone del territorio nella condivisione del progetto. Dunque non è l'idea che si cala dall'alto, ma è qualcosa che si genera dal territorio stesso. Che cosa fa Franco Airauto? Questo è il video che gira semplicemente di documentazione, e qui vedete lo smantellamento della croce. Ma quello che fa è tagliare la croce in tanti pezzettini, che sono questi che vedete, che inserisce dentro un packaging, un pacchetto, una bustina di plastica. Ogni pezzettino viene numerato da 1 a, non so, sono 200 e qualcosa, non ricordo, poco meno di 300, vengono numerati, firmati dall'artista, intitolati il discorso della croce e donati a tutte le famiglie del paese. Questa operazione viene fatta con l'accordo del parroco. Ops, mi è successo qua. No, lì si vede, ma non vedo più qua. Come mai? No, scusate. Ah no, ok, avevo solo toccato una cosa. Dicevo, con l'aiuto del parroco del paese, il quale parroco benedice ogni frammento. Questa è un'operazione piuttosto interessante per tanti motivi, perché agisce su tanti livelli e gioca anche, come dire, la carta dell'ambiguità, un'ambiguità voluta, ovvero l'artista e il parroco giocano su un malinteso, come dire, anche chiaro, non dichiarato ma chiaro, perché in qualche modo ognuno gioca la sua carta. Che cos'è questo frammento mandato agli abitanti? Che cosa diventa? Tante cose nello stesso tempo. Per i credenti, per le persone frequentanti la parrocchia, è un frammento della croce, cioè una reliquia, perché addirittura viene benedetta. E qui che cosa succede? La croce, quella croce lì, perché era amata dagli abitanti? Non perché fosse un luogo sacro, non era mai stata connessa a nessun tipo di ritualità religiosa, ma era il luogo in cui si davano appuntamenti i fidanzatini, oppure le compagnie di ragazze e di ragazze, questo fin dagli anni 60, e dunque rimane nella memoria degli anziani del paese come andiamo alla croce, come dire, un punto di ritrovo, un po' per sfuggire ai genitori, per sbaciucchiarsi. C'è questa memoria al paese, come il luogo di incontro, un luogo un po' libero, quello sottratto allo sguardo. È per quello che l'artista sceglie la croce, non perché è una croce, ma perché è un luogo identitario e memoriale del paese. Quella croce che non è mai stata veramente sacra, attraverso l'atto della trasformazione in pezzi e della benedizione del parroco, acquista quel valore sacro che non ha mai avuto. Si potenzia, come dire, si riscrive il significato del pezzo della croce, la sua trasformazione di un oggetto in ferro senza, con puro valore laico memoriale, in un oggetto realmente sacro per i credenti. Per i non credenti, perché i livelli sono strettamente conviventi in questo oggettino, per i non credenti questo è un multiplo d'artista, perché ricordiamo che l'artista firma ogni croce, ha la firma, il titolo, la data, una numerazione, e dunque il frammento della croce si trasforma anche in un'opera d'arte. In un'opera d'arte il cui valore però non è commerciale, ma ha un valore perché è un pezzo donato.
Ed è qui il terzo livello, in realtà questo è reliquia, dunque tra virgolette reliquia, chiaro, opera d'arte multiplo, ma anche dono, perché l'artista di fatto dona questo pezzettino alle persone, non lo vende poi, voglio dire, se una famiglia desidererà metterlo all'asta, no, ma ci sono affari suoi, ma ha questo terzo valore dell'essere ricevuto in quanto dono, un dono che va a rafforzare la memoria del posto, e dunque la croce non c'è più, rimane il vuoto, il fantasma della croce, che però si materializza in qualcosa che le famiglie si portano a casa e tengono, come dire, diventa l'oggetto d'affezione, che non ha di fatto poi un valore al di fuori dell'affettività e della memoria di cui si fa portatore. Airaudo aggiunge a questa distribuzione dei frammenti anche la costruzione di questo oggetto, che è un vero e proprio reliquario che c'è ancora nella chiesa parrocchiale di Vione. È un reliquario entro cui è inserito un pezzetto della croce, e questa, ripeto, è un'operazione che è fatta in accordo con il parroco, e che è un calco in gesso di un frammento di un tronco di un albero del bosco. Dunque il reliquiario porta con sé la memoria del bosco da cui proviene la croce. Perché non so se si vede bene nell'immagine, ma è come se fosse un tronco con questo vuoto, con questo buco dentro in cui viene inserita. È un calco in gesso di un tronco. Viene rivestito di lamina d'oro, e qui c'è un'altra connessione a un'altra tradizione, che è questa, delle pale d'altare sei-settecentesche lignee rivestite d'oro, che sono tipiche di tanti luoghi, ma anche proprio delle valli e della Val Camonica, dove c'è una tradizione secolare di intaglio del legno e di decorazione di queste grosse macchine d'altare. Che sono estremamente raffinate, estremamente preziose. Una di queste è dentro questa piccolissima chiesetta, poi antica ma rimaneggiata poi in epoca barocca, e che fa da sfondo. Ecco perché la lamina d'oro va a creare un segno contemporaneo, reliquia, memoria del bosco, ma al tempo stesso si relaziona a quest'altra identità, che è quella storico-artistica, e dunque un'identità ancora una volta culturale. Questo, come dire, sono tutti intrecci che, come dicevo prima, fa sì che la pratica artistica in relazione allo spazio della città, e alla, qui siamo in un paese, ma si può spostare poi nella grande dimensione della metropoli, non si indirizzi al collocare un segno in forma permanente, un segno realizzato in studio che viene portato sullo scenario della città, dove la città rimarrebbe un mero fondale per l'opera d'arte, che in tal senso avrebbe una funzione, come dire, di abbellimento decorativa. Qui la pratica artistica, come dire, ascolta il territorio e diventa interstiziale non solo rispetto allo spazio fisico, ma rispetto proprio alle dinamiche sociali e relazionali che vanno a costituire l'identità di un luogo, che qui è piccolo, ma ripeto, pratiche analoghe poi vi sono anche nelle grosse città. Anche se in Italia bisogna dire che la provincia e i piccoli territori sono un luogo privilegiato d'azione, forse perché le amministrazioni sono più accessibili, le comunità più coese, c'è cioè più, e perché anche oggi, non succedeva negli anni 70, ma oggi sì, ci sono anche amministrazioni che considerano questo tipo di pratiche artistiche uno strumento di creazione di comunità e anche di messa in connessione delle politiche.
non solo culturali, ma territoriali, sociali, giovanili, cioè l'arte come strumento, come ponte tra diverse politiche, capace però di forzare anche le procedure, perché non è soggetta alle regole della politica territoriale, della politica giovanile, della politica sociale. Dunque, come strumento che sta in between, sta nel mezzo tra le politiche, con questa libertà di tessere relazioni tra le varie componenti sociali. Vi faccio vedere un altro esempio, poi Sisto, dimmi te un po'. Tutti i tempi. Abbiamo iniziato 9:30, sì, vi faccio vedere. No, finisco per io, devo tornare a Milano, quindi non vi preoccupate, sennò poi mi addormento in macchina, oltre che addormentare l'uditorio. Nessuno dorme, quindi, no? No, poi se ci sono osservazioni, domande, discussioni o contestazioni mi fa piacere. Elisa Vladilo è un'altra artista d'origine venezuelana che vive a Trieste e che lavora prevalentemente con il colore nello spazio urbano. Peraltro questo suo lavoro è la copertina del mio libro, che però qua non ho. E anche lei ha lavorato con la pubblica amministrazione. Sì, ma il titolo si intitola L'arte nello spazio urbano, l'esperienza italiana del 1968 ad oggi, ma sottolineo che non è un libro divertente, cioè nel senso no, è un libro di studio, è un libro un po' pesante. No, lo dico perché non è un libro divulgativo, ecco. Un po' mattone. Elisa Vladilo è stata invitata dal Consiglio delle Donne, dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste a realizzare un intervento per l'8 marzo del 2013. E anche lei, come gli artisti che vi ho già citato, esplora un po' la situazione ed essendo lei stessa immigrata decide di lavorare sul tema spinoso dell'immigrazione e dell'identità, poi di una città che peraltro come Trieste è, come dire, una città aperta all'Europa e aperta al mondo. Zona di confine. Zona di confine, zona di passaggio. E l'operazione che mette in piede si intitola Rima d'origine, dura un giorno nella stazione centrale di Trieste. Qua si vede, questa è la stazione centrale, decide di inserire nell'atrio questo grandissimo tappeto in PVC, dunque materiale resistente perché è materiale plastico, a strisce colorate, ma lei lavora col colore e poi vi dirò anche perché sceglie il colore, che significato ha per lei. È come un grande spartito con queste tonalità molto accese che contrastano col grigio uniforme della stazione, dunque anche qui un segno visibile. Ma questo tappeto è un tappeto che può essere calpestato, attraversato, perché al centro non si potevano mettere ostacoli, qui è l'accesso, è il punto di passaggio, la gente entra e va ai binari e dunque nessuna cosa poteva ostacolare il flusso normale di una stazione. Dunque un tappeto che volutamente può essere attraversato e calpestato, ma sul tappeto però c'è anche qualcos'altro, è un tappeto su cui in realtà si può sostare e soprattutto leggere. Ci sono 31 poesie scritte a mano da 31 donne, sono poesie in 30 lingue diverse, non sono tutte 31 le lingue, non so, sono 25 credo. Ovvero Elisa coinvolge attraverso il passaparola varie associazioni che si occupano di donne migranti e di immigrazione in generale, costituisce una rete e attraverso il passaparola coinvolge le donne che poi, come dire,
decidono, hanno voglia di mettersi in gioco nel trovare una poesia rappresentativa del proprio paese d'origine e le coinvolge nell'arco di un'azione della giornata nello scrivere, come qui vedete, la poesia inginocchiate sul tappeto, la poesia su questo grande spartito colorato, passandosi come testimone il pennarello colorato. Qui sono, questi sono due particolari, come vedete qui ci sono varie lingue con poesie che vanno da premi Nobel alla filastrocca cantata dalla nonna alla signora quando era bambina, dunque anche qui vari registri linguistici e varie modulazioni di quello che si può intendere poesia, ancora una volta la poesia nel suo potere memoriale e identitario. Le poesie sono scritte dalle donne nella propria lingua d'origine, ma anche in italiano, per fare in modo che siano accessibili a tutta la cittadinanza, sia quella immigrata, ma anche quella che domina la lingua italiana e magari parla per l'appunto solo quella. Quindi il tappeto è sì di attraversamento, ma anche un luogo di sosta. E la stazione è simbolica perché è l'entrata alla città o l'uscita, è dunque il luogo di passaggio, è dunque il luogo, vuoi dire, anche di prima accoglienza. Ecco perché il metterlo proprio alla stazione, per questa centralità che la stazione ha nella vita urbana. Questo progetto è diventato anche un libro, un libretto, quindi anche la pubblicazione fa parte dell'operazione che raggiunge un ulteriore pubblico. Dunque possiamo dire il primo pubblico è quello delle donne che partecipano e si mettono in gioco personalmente per l'intero giorno lì, sotto gli occhi della gente. Il secondo pubblico è la cittadinanza e poi c'è un pubblico ancora più allargato che è quello che potrà comprare il libro. E tutti questi progetti lavorano su questa idea di pubblico che non è un unico pubblico, ma sono tanti pubblici diversi, oltre che a pensare che più che andare verso una comunità precostituita, questi progetti creino attorno una comunità. Queste donne, la maggior parte di queste donne tra di loro non si conosceva. Sono alcune che poi hanno invitato le amiche, le hanno trascinate dentro, ma non si conosceva, e anche qui questo tappeto in questa giornata diventa un luogo di condivisione di storie che però non sono scritte, fanno parte dello scambio di esperienza, ma sono parte dell'operazione artistica. Cioè l'artista in tal senso è un mediatore sociale. È colui che crea dei dispositivi che funzionano in potenza, forse anche a volte utopicamente, ma per creare delle relazioni e per dare a queste relazioni un significato che è politico-sociale, ovviamente. Il colore, vi faccio vedere questa operazione per poi tornare all'altra. Il colore per Elisa Vladilo ha un significato. Il colore innanzitutto comunica immediatamente, non ha bisogno di filtri concettuali, non mi devo chiedere tanto ma che cosa significa il colore, sceglie delle tonalità cromatiche che riportano ai giochi dell'infanzia, dunque qualcosa che tutti quanti abbiamo maneggiato nella nostra vita, cioè di questo eco del gioco. È un codice facile da capire, veramente di immediata comprensione, non ha davvero bisogno di filtri intellettuali, concettuali, arriva, è comunicativo, è giocoso e dunque Elisa Vladilo crea nello spazio urbano delle aree, come dire, di sospensione dell'ordinarietà. Se la strada è grigia, queste aree colorate sono l'area ludica, l'area dell'intervallo, della pausa, della sosta, qui sì anche del sogno, della fiaba, della fabula. Questo è un molo di Trieste, my favorite place, perché è il molo dove Elisa va a passeggiare, dove tutti i triestini vanno a guardare il tramonto, a guardare il mare, ma il molo è grigio. Elisa Vladilo copre una parte del molo
con questa area azzurra e riveste anche le bitte e i lampioni con questo materiale colorato che è feltro. Il feltro è morbido, dunque il colore sì, ma c'è anche un'altra dimensione che è quella tattile. E nessuno per strada tocca quello che noi troviamo nella città. Ascoltiamo, udiamo, guardiamo, ma non tocchiamo, non andiamo a testare i muri o la strada. Dunque Elisa Ladir inserisce nello spazio urbano una dimensione che non è mai praticata dagli adulti, magari i bambini sì, ma dagli adulti mai, che è quella tattile. In più, se sul molo grigio non è possibile, non ci viene certo da sdraiarci, la pietra è fredda, è dura, è scomoda, e poi qual è l'adulto pazzo che si mette a sdraiarsi in mezzo al molo? Nessuno lo fa, ci si vergogna di farlo. E invece quello che accade e che Elisa voleva che accadesse è esattamente questo: le persone iniziano a sostare, iniziano a sdraiarsi, iniziano a dormire, iniziano a stare lì perché questo tappeto è morbido e quindi è accogliente, è facile da capire, non ci sta dicendo nulla di particolare se non un invito, vieni, accostati, rilassati, goditi la giornata. E dunque anche questo spazio in un altro modo costruisce una comunità temporanea, che è quella delle persone che piano piano si assembrano in questo luogo e condividono quest'area di sosta, e dunque in qualche modo questo spazio crea una prossimità, come succede nei giardini. La funzione del parco pubblico è sempre storicamente stata questa. Qui avviene però in un luogo dove solitamente la ritualità quotidiana non faceva sì che si creasse questa dinamica d'uso dello spazio. Dunque, ecco, il colore e il materiale sono due elementi di linguaggio dell'artista, che l'artista sceglie coscientemente, perché possono provocare determinate reazioni e usi da parte della cittadinanza. Ecco perché il colore anche qui crea questa sorta di sospensione, di area anche giocosa. Poi Elisa Vladido dice anche il colore è un qualcosa che ci può forse far uscire dall'ansia del quotidiano, è uno spazio quasi solare, accogliente, una dimensione altra rispetto all'ansia, è qualcosa che per Elisa Vladido dovrebbe abbassare in qualche modo l'ansia del quotidiano. E qui questo dispositivo vorrebbe creare esattamente questo. In più, se vogliamo, c'è anche l'eco del mare, il mare che in realtà è azzurro solo nell'immaginario dei bambini, il mare non è sempre così celeste, è anche grigio e cupo, soprattutto poi insomma nella zona del porto. E dunque c'è anche quest'eco del mare, un po' come ce lo si immagina da bambini. Sì, ecco, il colore qui, il tappeto non è uniforme, è una sorta di spartito, perché è una sorta di pentagramma quasi, o di quaderno a righe su cui vengono poi scritti tutti questi testi. C'è l'altra dimensione anche qui poi della presenza fisica delle persone, che è importante, cioè il fatto che i passanti si confrontino con delle donne, con dei corpi reali che sono lì con tutta la loro presenza, si mettono in gioco. E dunque lavorare anche proprio sul confronto diretto con l'altro, che va a rompere anche con gli stereotipi o con i pensieri precostituiti anche riguardo alle dinamiche immigratorie. È più difficile contestarle quando ti trovi una persona in carne e ossa che ti porta la tua storia, difficile il rifiuto. Dunque c'è anche questo lavoro sulla psicologia della prossima, della prossimità.
Vi potrei vi faccio vedere un ultimo lavoro, o se no, non so, avete domande, curiosità? Ma c'era una cosa che mi è piaciuta molto su quella, sì, sul molo lì, che dove probabilmente anche questo fatto di coprire con questi materiali inusuali, cioè perché effettivamente quello che dicevi è che uno tocca una cosa perché viene attratto, ma nello stesso tempo trova un luogo nel luogo, cioè diventa un punto di accoglienza simbolicamente. Sì, cioè, sì, questo certo, mi è piaciuto moltissimo, certo, che poi certo, è un'idea straordinaria, certo, quella di oggetti che sono già presenti, certo, nello spazio e che vengono semplicemente rivestiti, sì, sì, rivestiti cambiandoli la natura. Sì, no? Sì, non sì, è, sì. Questo è vero, ma poi notevole. Sì, sì. Diventano anche sì, dei, sì, dei giochi, no? Sì, dei grandi il giochi fatto urbani. Che uno vada a sdraiarsi, si adagia in un luogo cui non avrebbe mai pensato. Sì, 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 esatto, infatti cioè, esattamente è, questa no, no, la funzione. È sottile dall'inizio, sì, il pensiero. Sì, 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 sì. Anche questo... in questo fatto che posti di transito dove ognuno va distratto o preso da altro e che in quel momento ha un punto di relazione, magari all'inizio forzata, poi diventa una... Sì, no, sì, è, sì, sì, molto bello. Sì, sì, sì. Era solo... Sì, sì, no, ma appunto, forse piuttosto che andare avanti a presentarvi, magari ci sono qualche osservazione... Ma sì, la mia osservazione, forse una domanda, perché pensavo che se non avessi ascoltato tutta la spiegazione di come quest'opera, quest'ultima dell'artista argentina, mi sembra, è stata pensata, organizzata, ha funzionato, tutti i pensieri, tutte le ricadute, io probabilmente osservando la realizzazione avrei pensato a un'operazione simile a quelle che fa Cristo. Ma che forse sì, certo, siamo molto no, a che no, vedere. Sì, cioè, certo, no, è un'osservazione giusta. Non ho foto purtroppo di Cristo, non so se qualcuno di voi è andato a vedere la mega installazione fatta. Beh, comunque ce l'abbiamo tutti in mente, senz'altro. Ce l'avete tutti in mente? Sì, ma anche perché era un modo di sì, alterare temporaneamente lo spazio e creare questa, sì, questo fenomeno. Ci sono delle differenze fondamentali, al di là della scala, perché Cristo lavora con delle mega produzioni, cioè ha uno staff di 50 persone, cioè una vera e propria produzione. Industria. Sì, ingegneri, architetti, insomma, tecnici, sì, quindi è una scala diversa dell'agire. Ma Cristo in realtà si approccia al territorio in modo molto diverso rispetto a Elisa Vladilo, cioè disegna sullo spazio, è una veduta zenitale, dall'alto, aerea, cioè prende la dimensione del paesaggio di Cristo, è una dimensione gigantesca, è la dimensione di una mappa, mappale, sì, sì, sulle grandi distanze. Elisa Vladilo, come dire, poggia i piedi per terra nella microsituazione, restringe il campo e vede il territorio dal basso, Cristo lo vede dall'alto, cioè prende la mappa e sulla mappa disegna e poi il disegno viene traslato sul territorio, è proprio un processo di lavoro e quindi mentale e anche di significato completamente diverso, tant'è che l'opera di Cristo poteva essere vista da tre posizioni diverse che corrispondono secondo me anche a tre classi sociali, ovvero il popolo, cioè tutti praticamente camminando, no, è un po' una provocazione però mi è venuto in mente, camminando in mezzo, partecipando a questo grande rito sacro, in mezzo a un milione di persone. Poi chi aveva un po' di forza e saliva a mezza costa e vedeva il fluire della gente, quindi tirandosi fuori
dalla massa, ma la terza visione era dall'elicottero. Era dall'elicottero. Era dall'elicottero, è quello che dico, tre classi sociali. Per collezionisti e per chi se lo poteva permettere o per pochi privilegiati, la visione era quella aerea di chi osservava questo grande disegno dello spazio e questo fluire di queste milioni di persone, questa massa di persone. C'è una mia critica implicita, forse molto esplicita in questo. Non so, sì, è un modo di lavorare sul paesaggio molto diverso. Molto diverso. In Creston poi non c'è questa componente relazionale che c'è in Elisa Vladino. È il pensiero nello studio che poi è portato là. Sì. Poi là questi rivestimenti colorati degli ambienti possono creare anche delle dinamiche, ma Christo ha lavorato tantissimo nel paesaggio, cioè ha rivestito di tessuto azzurro degli atolli oceanici, scogliere, cioè dei paesaggi naturali che hanno questa dimensione sovraumana, non è la scala della prossimità. Questa è la differenza al di là dell'uso del colore che può accomunare questi artisti, ma è proprio l'approccio diverso, è proprio l'approccio progettuale. È l'opposto proprio, cioè quello che sì, è il gigantismo. Non so se c'è qualche altra osservazione. A me è venuto in mente che può essere considerata arte pubblica anche quello che hanno fatto alla New York Manhattan nella zona del World Trade Center, sapete tutti dei buoni artisti elettronici che sono stati distrutti, che hanno costruito delle fontane incantate nel terreno apposta dove c'erano queste torri con un parapetto dove sono scritti nomi tutti in lingua. Sì, certo. Certo. C'è questa opera che è veramente molto suggestiva, che è un po' la metafora di quello che è l'acqua che scorre in continuazione verso il fondo di questo fossato, è veramente suggestiva. Poi intorno ha fatto una serie di altri, hanno piantato un albero che non è sopravvissuto, così veramente molto suggestivo, molto emozionante. Sì, certo. Non mi ricordo purtroppo chi è l'architetto. Non mi ricordo neanche io. Chi è il progetto di forse sono anche architetti, arrivano dal mondo dell'architettura, non mi ricordo. Però sì, certo. E poi lì si spalanca tutta la dimensione dei monumenti, anti-monumenti contemporanei, che è interessantissima. Perché tantissimi artisti stanno lavorando sulla memoria e anche nella costruzione di monumenti che in realtà negano anche la forma tradizionale del monumento. Non so cosa faranno adesso. Non ho nessun esempio. Se c'è in mente di fare un progetto di arte pubblica. Non lo so. La stazione di Bologna, sì, per tanto tempo ha lavorato l'Accademia anche di Bologna con gli studenti, facendo tutta una serie di lavori. A Bologna c'è un bellissimo museo, che è il museo dedicato a Ustica. E che è fatto da un artista contemporaneo molto noto che è Ilya Kabakov, che è un artista d'origine russa, che ha spesso lavorato proprio sulla ricostruzione della memoria, e tutto l'allestimento del museo che ruota attorno al relitto, ai pezzi del relitto, l'ha fatto proprio lui, e di fatto è un'installazione d'artista con tutti gli oggetti memoriali
delle persone ed è molto intenso, molto bello, piccolo museo raccolto, molto intimo, che però restituisce in modo non didascalico poi e non narrativo la tragedia. Ci sono altre... Beh, se non c'è nessun altro, dico qualcosa. Chi è il pensiero? Io preferisco ma nel senso qui io ho 84 lavori, ma quindi cioè, potrà andare avanti 14 ore. Ma possiamo continuare, ripetere l'incontro l'altra volta. No, se tu sei disponibile. A me sembra che quando funziona perché sono lunghe da descrivere, no, questi lavori sono lunghi, bisogna sapere tutti i passaggi per capire. No, è solo un primo approccio. Sì, era tanto per dire, concludendo, davvero sono tante considerazioni, ma insomma mi sembra chiaro quella che è la direzione che tanti artisti oggi stanno prendendo proprio rispetto anche a un'assunzione di responsabilità civica della posizione dell'artista. E questo è bello. Sì, è bello. No, io ti ringrazio, a me sembra importante questo, no? Cioè, quello che tu hai descritto, cioè anche fare un vivo, vorrebbe dire, tutto un modo di vivere, no? Cioè una processualità, un pensiero che si costruisce, no? E che a me sembra proprio quel paradigma, cioè che noi cerchiamo di tracciare nei nostri discorsi, no? Cioè, che crea relazioni, che crea socialità. Crea pensiero. Ora è paradigmatico proprio, cioè perché l'arte, non a caso l'arte, no? Cioè perché l'arte? Perché l'arte lavora sui confini, che sono sui confini del materiale, sui confini delle discipline, sui confini delle etnie, sui confini, no? È lavoro di confini. È lì che nasce il nuovo, però, no? Tra sì, il passato, certo, il presente, certo, eccetera, è lì che nasce il nuovo. È lì che si costruisce la tessera, no? Che identifica anche, che crea relazioni, no? Cioè, questo cioè, secondo me è il messaggio profondo, no? Di questo lavoro, no? Che finalmente esce dalla cornice, no? Tradizionale e si fa vita, insomma. Sì, certo. Si fa vita, che crea simboli, no? Certo. Simboli, trasformando, raccogliendo, integrando, cioè tradizione, no? La tradizione o le varie tradizioni, e costruendo il nuovo, però, no? Ecco, è stupendo poi questa cosa qui, perché me la fa sentire come un pensiero vivo. Allora io userei questa immagine, la prima scena che tu hai raccontato, non so se è la prima scena. Cioè quel monumento di Mussolini, no? Sì, la torre sulla pietra a cui si contrappone la bandiera, no? La bandiera è movimento, è vita, no? È movimento, è trasformazione, cioè, no? Il monumento mi pare la morte, no, ma quello è l'apice più che altro, è la morte. Tanto che oggi tanti artisti lavorano sull'antimonumento, costruendo dei monumenti che in realtà non sono più delle forme rigide che quindi fossilizzano i valori, ma sono questo, delle forme in trasformazione. Ma che però, si l'attore, vabbè, non ho nessuna immagine, ma che in qualche modo evolvono col tempo. Ma dietro c'è, cioè, questa cosa diventa simbolica, espressione simbolica, di che cosa? Di un modo di pensare, di un modo di essere, no? Di una politica, no? E questo fa pensare anche, no? ai linguaggi disciplinari, alle cose definite, alle grammatiche, no? Che
bisogna trasgredire in qualche modo, no? Contaminare, no? Perché no? Per non farsi, uccidere dai linguaggi codificati, no? Perché i linguaggi appunto codificati sono dei dispositivi che ti fanno pensare, ti fanno vedere le cose secondo un certo modo. Ecco, io penso che sia, e quando parliamo noi spesso ne parliamo di questo, cioè nel senso che la cultura crea, no? Cioè quella, se non è vivificata continuamente, se cioè attualizzata nella nostra vita, eccetera, crea quella zona di grigio, no? Quella zona di non pensato, no? Che ci fa, come dire, alieni, no? Anche questo è un po' la cosa che mi è sembrata proprio il tuo discorso sulla semplificazione, cioè no, di questo paradigma, insomma, no? Ringrazio. Ringraziate. Volevo farti vedere questo che l'ho visto ormai, che dice la descrizione, è stato fatto su un corpo di fabbrica ferro. Questo è legato all'ingresso degli albanesi nel 91, poi è arrivata la Nape, e questo è quello che è stato fatto su questa parete con il corpo. No, gli sta vedendo, gli sta facendo vedere una cosa segreta. No, sì, ma no, una cosa segreta, è un linguaggio tra specialisti. Che è quello che io vorrei che spesso non ci facesse. È un monumento. Sì. È il nome. Memoriale. Jasmine Pignatelli. È del 2019, aspetto più nuovo. Sì, no, grazie della segnalazione. No, comunque è facile trovarlo perché è legato solo persone. Sì, questa è proprio attualissima, sì. Appena fatta. Vediamo se c'è qualcuno che vuole intervenire. No, è bellissima questa cosa. Ma questo è un tipo di arte che ha necessariamente bisogno di essere spiegata. Io ho pensato a questo, perché credo che mi sia capitato di attraversare, di incontrare, di vedere qualche realizzazione in luoghi diversi, in città diverse, e di trovare magari anche una scritta che spiegava qualcosa dell'artista e dell'idea che c'era, che aveva portato alla realizzazione. Io non conosco l'arte contemporanea e quindi forse anche quello che mi ha impedito di capire veramente cosa stavo osservando e di apprezzarlo, al di là del fatto che poteva piacermi la forma, poteva piacere il colore. Mentre questa sera ho pensato che, avendo la guida di qualcuno che ti aiuta a capire, ma a capire dall'inizio come è stata pensata, come è stata le relazioni che ha creato, come è stata realizzata e le ricadute che ha avuto, allora è qualcosa che acquista senso e che anche io posso apprezzare. Sì, però devi pensare una cosa, cioè al di là di questa mia spiegazione, adesso noi siamo qui in questa dinamica da lezione, ma in realtà come fruisci il lavoro di Trieste, per esempio? Da semplice cittadino entri in stazione perché devi prendere il treno, magari sei in anticipo, vedi questa cosa qui, dici, cos'è sto colore? Ti accorgi che c'è qualcosa di scritto, inizi a leggere, capisci che è una poesia, perché poi c'è anche l'autore, cioè sono ne leggi un'altra, ne leggi un'altra ancora, dici, ah, che bella questa è poesia. Non ti chiedi, è un'opera d'arte, non è un'opera d'arte, ma chi se ne frega? Cioè, tu fruisci il lavoro per quello che è, non perché è un'opera d'arte, perché magari ti incuriosisce la poesia e quella poesia ti colpisce, perché magari vedi tre ragazze, una bosniaca, l'altra marocchina e l'altra peruviana, che sono lì a scrivere
e si stanno raccontando la storia, la loro storia di immigrati, e magari ascolti, ti incuriosisci e pensi. Questa è l'opera d'arte, non c'è bisogno della mia spiegazione per capire quello. È la tua esperienza che si confronta con un'altra esperienza. Io qui ve lo devo raccontare, gente, perché questa è una rappresentazione, questa è una documentazione, non è l'opera d'arte. Voi qui state guardando una documentazione che ha per forza necessità di spiegazione, ma vedi quel tappeto azzurro sul molo e tutta la gente sdraiata, magari ti incuriosisci, tasti, vedi che è morbido, hai tempo, ti sdrai, ti addormenti. Quella è l'opera d'arte. Non ti devi domandare perché, cosa significa l'artista, la cornice, l'etichetta. È senza cornice, quindi la cornice te la crei tu per quello che a te significa in quel momento. Può anche non significare nulla, puoi anche dire non me ne frega niente. Ma del resto pure di fronte a una Madonna con un bambino del 400 puoi dire lo stesso, perché anche una Madonna col bambino del 400 ha bisogno di spiegazioni, perché un conto è altro che spiegazioni, perché un conto è l'approccio, mi piace, non mi piace, un conto è poi la comprensione. Cioè, come dire, il dipanare poi, ma quello subentra poi il diverso livello di studio, ricerca, va bene. Bambino ti hanno detto che quello è un quadro. Perché ti hanno detto che quello è un quadro e che quello è bello, ma non significa nulla questo. È semplicemente istituzionalizzato e storicizzato e quindi accettato, ma non significa nulla. C'è la stessa incomprensione, la stessa. È solo perché noi siamo portati a pensare che invece la pala rinascimentale, perché è bella, si capisca, ma in realtà chi è che poi capisce veramente perché sono stati usati quei colori, perché c'è una certa simbologia, perché c'è tutto un universo di animali, oggettini, e ciascuno di questi ha un preciso significato. Bisognerebbe studiare teleologia per capire davvero quella pala d'altare, bisogna sapere queste cose. Questo però è il senso rivoluzionario che passa attraverso questo discorso. Qui non hai bisogno in fondo di capire. C'è la ricostruzione dei codici, no? Cioè, in qualche modo, no? Cioè, il sottrasso è il codice che ti dice che quella è una cosa e quell'altra è un'altra cosa, insomma, no? Come le persone che hanno ricevuto il frammento della croce a casa, l'hanno ricevuto perché è un dono, ce l'hanno su perché è un ognuno dono, lo usa a modo per suo. Ognuno lo usa a modo suo, poi magari qualcuno, che so, è più curioso e allora entra più nel merito, perché poi c'è tutta una riflessione sul ruolo dell'artista, tante altre discussioni che sono, come dire, più appartenenti allo specifico disciplinare. Tentano davvero di entrare nel quotidiano e quindi di sottrarsi a quella necessità dell'essere definite per forza come opera d'arte. Poi io ci posso costruire un discorso critico, perché sono un critico e uno storico dell'arte. No, e quindi ci posso costruire attorno un castello di riferimenti. Sono le cornici del primo artista. Le cornici del primo artista. Che ti fa vedere che però è quello che lui... Però sono mobili. Però è quello lì, semplifica. Non molti sguardi possibili sul mondo. E sono tutti luoghi diversi. E le molte interpretazioni che possiamo dare del mondo in cui viviamo. È una semplificazione fortissima quella lì, no? Cioè, no? La cornice, no? È proprio, no? Cioè, quel dispositivo che ti fa vedere quella cosa lì. Allora, il senso è il mondo che ci racconta, il mondo, le narrazioni del mondo, è l'unica narrazione possibile, oppure no? Perché se io sarei per il no, perché se no, no siamo morti in qualche modo, no? Cioè, non c'è futuro, non c'è trasformazione, non c'è, no? Non c'è sonno, non c'è utopia, non c'è, no? Non c'è futuro. Ecco, allora su questa cosa qui a me, non so cosa dici tu, a me piace molto una frase di
un pensiero, cioè, si chiama Castoriadis ed è un filosofo francese, un psicanalista, e lui si è occupato dell'arte, dice, l'arte la chiama la finestra sul caos, la finestra sul caos. Perché sul caos? Perché dice che ogni cosa può essere vista in un altro modo, che non c'è qualcosa che sta per se stessa, no? Cioè, no? È tutto il discorso del, possiamo dire, è tutta un'interpretazione, no? Lui dice così, a proposito dell'arte, ve la ricordo, è vero, ma l'arte è risveglio all'opera. È risveglio all'opera. Io penso che qui chiude, condensa, secondo me, il vero senso, cioè non dell'arte, no? Ma dell'arte oppure anche un pensiero, no? Cioè, no, che ha in sé quella dimensione poetica o poetica, no? Cioè che è sorgiva, è creativa, no? E questo, cioè, però è risveglia l'opera, no? E io credo che questa dimensione, no? Come tu hai descritto bene, no? Questa arte di mettere in opera.